meraviglia. Prima di tutto volevo ringraziarvi veramente tantissimo per i 300.000 iscritti, perché veramente io non ancora non me ne rendo conto del fatto che veramente sono 300.000 persone, 300.000 che mi seguono. Io rimango sempre più sconvolta e veramente vi ringrazio tutti quanti, veramente grazie raga, sono felicissima. Sto lavorando allo speciale, non vi preoccupate, adesso vi spiegherò brevemente cos'è successo, anzi vi farò vedere la mia Instagram stories. Raga, allora, i miei drammi sono che praticamente dall'1 gennaio io non ho più internet a casa perché si è tipo scoppiato il router. Allora tipo ieri doveva venire il tizio a mettermi la fibra super veloce, perché io per caricare un video ci mettevo 8 ore, e tipo non è venuto, cioè mi ha pisciato. Praticamente io lo chiamavo e quelli della telecom mi dicevano: sto arrivando, è solo in ritardo. Ma non è mai arrivato, e quindi adesso sto senza internet. E praticamente ho speso 45 euro di giga aggiuntivi, tipo sì, altri giga SS ricarichi. Praticamente sto andando avanti col telefono a 3G. Allora a un certo punto stavo sbroccando, stavo avendo una crisi nervosa, ho chiamato Giuse e ho fatto: a Giuse, te che connessione c'hai? E lei: la fibra. Io tipo corro, sono corsa da Giuse a caricare il video che avete visto ieri. Quindi niente raga, questo è solo per dirvi che non sono una stronza, cioè io vorrei comunque stare più su internet, ma ops, me l'hanno levato, mi è scoppiato, non arrivo, quindi mi dispiace. Arriverà un video bellissimo, forse domani uno un po' di merda, se ci riesco. E niente, grazie mille. Quindi io sì, tuttora non ho internet, quindi se state vedendo questo video è perché sono andata da Giuse a caricarlo, quindi grazie Giuse. Quindi non ho internet, però sto lavorando apparentemente a questo video che ci sto mettendo veramente gli anni, però spero che venga un video bello, che vi piaccia. Però l'unica cosa che vi chiedo, vi prego, non mi mettete fretta, che già tipo io pubblico tutte quelle cose e tutti mi scrivono: ok, ma quando lo pubblichi il video? Ah, non lo so, non ho internet. Voi non potete capire, cioè io l'altro giorno mi sono svegliata e stavo sbroccando. E niente, allora in questo video vi faccio vedere delle cose che mi ha inviato il sito Shein. Adesso vi direte: Lilla, smetti di sponsorizzare cose, basta. Però vabbè, mi dispiace, ve li beccate, perché sto veramente incasinata. Quindi questa è una collaborazione con il sito Shein. Ah, qui c'è un altro dramma, perché io ho fatto niente questo pacco un sacco di tempo fa, l'avevo aperto, però tipo ho eliminato la clip per sbaglio, quindi ovviamente sto rifacendo questo video. Però no, il pacco ormai l'ho aperto e certi vestiti non so neanche dove siano finiti. Allora, prima di tutto la cosa che mi piace di più è questo zainetto, troppo carino. Allora, praticamente vi dirò, dal sito sembrava più grande, cioè io avevo pensato tipo: mio Dio, un nuovo zaino, sì che bello, perché c'ho tipo un Eastpak nero che c'era da quando avevo tipo 13 anni. Praticamente non so se avete presente gli Eastpak, dopo un po' che si rompono tipo iniziano a perdere pezzi tipo neri, e quindi tipo ogni volta che tiro fuori qualcosa dallo zaino c'è cioè, tutti i pezzetti neri, e faccio tipo: oh no, che vergogna. E allora ho detto: mo mi compro zaino nuovo. Però tipo mi è arrivato e non è grande, cioè però non ci entrano tipo i libri, le cose. Però è bellissimo, mi piace un sacco, perché sembra che ho la stessa faccia di questo zaino, guardate. Dai, siamo uguali. Se guardi male uno così e ti giri, si guarderà anche lo zaino male, quindi è per guardare la gente male anche da dietro. Non è fantastico? E niente, questo è carino, solo che tipo mi si è rotto subito la zip, ho dovuto metterci questo. Poi ho preso una giacca d'oro per fare la Rich Beach. Dun dun. Rich Beach. I'm a Rich Beach. I'm a the fucking Rich Beach. Tutta d'oro. Dai Oleg, comprami qualcosa d'oro. Niente, una giacca così, tutta d'oro. D'oro. E mi piace un sacco, anche se non so perché guardandomi così mi ricordo Michael Jackson. Ma davvero ero così e sono pazza. Oh, tun tun, turutun tun, turutun tun. Ah, oggi non vi ho detto che è di nuovo l'una di notte, il mio orario preferito per registrare i video. Mi piace un sacco perché adoro. Poi ho preso questi pantaloncini che non vogliono imitare nessuna marca famosa in commercio, stiamo scherzando. Questo è Adidas 100%, ovviamente. E praticamente sono dei pantaloncini così che a me mi vanno tipo enormi. Mi vanno proprio enormi, li userò solo per fare un po' di slab squat. Che belli. Oppure per metterci l'immondizia. Poi ho preso questa perché sono tutta gold, ho deciso, ed è una gonna d'oro. Ma pure questa mi va enorme. Allora dico: cosa ci scrivete la S se in realtà è una L mancata? No vabbè, non è una L, però è una M. A me mi sta veramente grande, cioè più che altro mi va lunga. Chi è che vuole una gonnona così? Nessuno, a meno che non ti chiami Suor Maria Santificata. Oppure: mi vesto come voglio, io sono uno spirito libero. Sì vabbè, però comunque i gusti su gusti, cioè magari a me non piace, ma a te no. Io sono uno spirito libero e mi vesto come voglio. Va bene. Vabbè, comunque questa gonna a me non mi piace tanto. No, non mi piace. Poi ho preso questo che è un cardigan, che mi ricordo quando ero più giovane, insomma. Non sto a dire che sono una vecchia, mo, eh. Cosa? Chi mi ha detto c'ho la crisi di mezza età? No, raga, scusate. Tutti mi dicevano: ma usa un cardigan. Io dico: ma che cazzo?
cazzo è sto cardigan? Io pensavo fosse tipo una marca di una tinta oppure una razza di un cane. Io dicevo, ma cos'è? E poi ho scoperto che sono questi cosi. Però sinceramente non so neanche perché l'ho preso, perché uno non mi piace perché c'ha le maniche corte, cioè guardate, vedete, mi fa così, e io le cose con le maniche così mi danno troppo fastidio. Io voglio le maniche lunghe così che posso fare però a parte questo, che in realtà è giusto, insomma, non mi piace proprio, cioè non me lo metto. Bei capelli. Oh my god, look at their butt. Oh baby, oh my god. Oh mio dio, mi si sta rompendo un'unghia. Dimmi di no. Cioè vedete, sembro tipo nonna Livia. Boh, cioè a me non mi dice niente, insomma. Cariuccio sì, ma manco il mio stile. Non so raga, non fa proprio per me. Non so perché, ma sembra che sono più vecchia. Cioè vedete, la maglietta che c'ho sotto è più lunga. Però sapete raga, guardandomi allo specchio alla fine non è così male. Sentite, non lo so, sono un'indecisona. Sono tornata alle mie vesti. Poi ho preso queste che non ho capito, sono delle pasticche per farci le maschere. Ma io non ho ben capito se serve proprio un apposito marchingegno oppure basta buttare tipo un po' d'acqua e una pasticca, fai un po' così e te lo metti in faccia, insomma dai, fa miseri, no? Più che altro l'ho preso perché ho fatto cos'è sta cosa, poi mi viene troppo voglia di mangiarle, però forse non dovrei perché insomma se servono per farci le maschere non credo siano commestibili. E poi praticamente mi hanno inviato, io vi giuro non so dove siano finite, un maglione che puzzava troppo di muffa, l'ho lavato 3 volte, vi giuro 3 volte l'ho lavato e ancora continua a puzzare di muffa, quindi forse è meglio che non ve lo faccio vedere. Delle scarpe carine, molto molto carine, quelle stivaletti troppo troppo carini, mi piacciono un sacco, quelli ve li consiglio. Poi vi giuro raga non mi ricordo, sicuramente tipo ciglia finte, ma quelle sempre bellissime. Comunque vi lascio tutti i link giù, tipo c'erano delle ciglia finte troppo fiche che l'ho prese, non so raga, me sto a perdere, la mia vita ultimamente è una confusione totale che voi non potete immaginare. Di questo 2017 è orribile, mi si è tipo rotta pure la fotocamera, cioè in questo momento è aggiustata con lo scotch, non lo so raga, sono solo sconvolta. Tutti i link a queste cose ve li lascio giù, forse l'ho già detto, forse lo sapete già, o forse vi siete cagati il cazzo. No raga, scherzo. Ricapitolando, ultimamente non so se avete notato ma sono molto stressata, e adesso sto in un casino totale di cose che non vi dico perché alla fine cioè non ve ne frega niente, vi giuro, non ho internet, poi c'è un casino, sto a fare una cosa, sto a fare un'altra cosa, sono mille incasinata, devo studiare per l'università, quindi vi giuro, io vi dico siate clementi perché io sto facendo del mio meglio, però voi prego non mi scrivete ogni giorno quando fai un nuovo video, io lo fai il video, io lo fai il video, io lo fai il video, sì lo faccio il video, mandatemi. Raga, a parte gli scherzi, io sono contenta di aver raggiunto 300.000 iscritti, veramente grazie mille. In programma ovviamente ci sono tantissime cose che voglio fare, certe ci sto già lavorando, certe no. E niente, grazie mille a tutti, aspettate il video speciale che arriverà prima o poi, non mi dite quando, ma arriverà. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto e ciao!